Walter Veltroni, presente alla 18ª edizione del premio Ilaria Alpi al Palazzo del Turismo. Veltroni non è nuovo a Riccione, anzi è un amico del premio. Sì, soprattutto era un amico di Ilaria, quindi insomma, ogni volta che vengo qui ad una manifestazione intitolata a lei mi fa sempre una grande impressione, insomma, rinnova il dolore, perché una cosa è, diciamo, una persona la cui grandezza si è vista per il lavoro che ha fatto, un'altra cosa è ricordare gli occhi con i quali ti trovavi a scambiare emozioni o parole, o insomma, quindi... Quest'anno tra l'altro è un momento anche particolarmente doloroso, perché si è tutto arenato, sono state anche fatte diverse denunce, insomma ancora tanti punti oscuri, lei cosa ne pensa? Penso che è chiaro fin dall'inizio che questa vicenda è una delle tante sulle quali questo paese non vuole arrivare alla verità, non ha voluto arrivare alla verità, poi naturalmente arrivarci adesso non è semplice, ma... Però ci sono delle persone che sanno, io continuo a dire che su tutti i misteri italiani, compreso quello di Ilaria, c'è chi sa. E quindi avrebbe, lo so che è un appello inutile nei tempi che viviamo e con le persone alle quali ci rivolgiamo, ma avrebbe il dovere di dire quello che sa. E le istituzioni tutte dovrebbero lavorare per cercare di rendere trasparente ciò che è ancora trasparente. Insomma, politica e giustizia che ancora non hanno trovato assieme la strada per arrivare a questa verità. No. Ma sa, non è il solo caso, ripeto, insomma, ci sono stati casi incredibili di depistaggi, anche nella vicenda di Ilaria, ma in quasi tutte le vicende italiane c'è sempre lo zampino di qualcuno che porta o verso il buio o verso... l'indicazione di responsabili che non hanno nulla a che fare, che magari si autoaccusano di aver fatto cose che non hanno fatto. È un po' la maledizione italiana, è il demone di questo paese che è chiuso dentro questa marmellata e che non riesce a romperla da molto tempo. Senta, Ilaria era una giornalista uccisa nel 1994, ricordiamolo, in Somalia, assieme al suo operatore Miran Rovatin. Oggi, secondo lei, ecco, il giornalismo, soprattutto quello dei più giovani, anche perché il premio Ilaria Alpi promuove molto il giornalismo giovanile, ecco, qual è il suo stato di salute, come lo vede da questo punto di vista? Ma guardi, il giornalismo è in una fase di profonda riscrittura della cosa più importante, che è il suo mezzo, no? Nel senso che oggi basta un telefonino e poi un modo per collegarsi a YouTube e si entra in un circuito nel quale non si era mai entrati. Questo però dovrebbe far scattare in tutti coloro i quali producono informazione un di più di senso di responsabilità. Vede, la cosa fantastica di Ilaria è che era una giornalista molto coraggiosa e molto rigorosa. Vorrei dire che i due aggettivi vanno sempre insieme, cioè non c'è coraggio se non c'è rigore e viceversa. Ilaria non era una alla quale piaceva urlare in tutte le direzioni, le piaceva dimostrare le cose sulla base di dati e non era una giornalista ideologica, insomma era una persona molto rigorosa, molto intensa, anche umanamente molto intensa. L'Isola e le Rose, questo libro che lei ha scritto ispirandosi ad una storia vera. Era un bolognese che tra il 64 e il 68 costruì, ebbe questa idea di costruire, lui voleva farci un albergo ai 5 piani, non è che avesse grandi progetti utopici. Costruì quest'isola a 11 km di distanza dalla costa di Rimini, poi però siccome erano quegli anni la cosa cambiò natura, cambiò senso e diventò un libero stato indipendente con la sua bandiera, il suo inno, con una lingua, l'esperanto che assunse. Allora io ho preso questa storia, perché è anche la storia di una illusione poi distrutta dalla burocrazia, perché l'isola fu occupata militarmente e buttata giù, e ci ho costruito un romanzo in cui parlo di quattro ragazzi riminesi, un po' vitelloni in quel tempo, e delle loro storie di amicizia, di amore, del loro rapporto con i padri, insomma è un romanzone, come si dice.